6.000 anni fa, un feroce guerriero, conosciuto con il nome di Re Scorpione, guidò un grande esercito in una campagna per unificare il mondo allora noto. Anche se combatterono valorosamente, il Re Scorpione e il suo esercito furono sconfitti dai Sumeri e condotti all'interno di Amshir, il deserto sacro. Sulla soglia della morte, il Re Scorpione stipulò un patto con Anubis, il dio del deserto. Se Anubis gli avesse permesso di vivere e di sconfiggere i suoi nemici, gli avrebbe ceduto in cambio la sua anima immortale. L'anno successivo, il Re Scorpione si diresse a nord con l'esercito di Anubis. Nessun potere terreno poteva fermare i guerrieri sovrannaturali e i Sumeri furono massacrati. Ma quell'attimo vittorioso del Re Scorpione fu l'ultimo. L'esercito di Anubis fu restituito ancora una volta all'oblio e l'anima del Re Scorpione fu esiliata nel mondo degli inferi. Da allora sono passate ere e siamo giunti a quest'anno, l'anno dello Scorpione. In questo primo anno del millennio, l'esercito di Anubis potrebbe tornare a devastare la Terra come una letale pestilenza, se il malvagio stregone Imhotep potrà fare a modo suo. Dopo aver riesumato il cadavere della mummia dalle sabbie del deserto, un oscuro gruppo è al lavoro per ridare vita all'unico essere così potente da abbattere il Re Scorpione, rivendicare l'esercito di Anubis e infliggere al mondo il dominio dell'oscurità. Che gli dei ci assistano, è il ritorno della mummia. Risorgi. Risorgi! Risorgi! Grazie, miei servitori. Il vostro padrone si è risvegliato. Oh, porti con te una grave maledizione, oh mio signore. Il faraone e gli antichi dei non ne sono contenti. Hanno numerosi poteri che possono ostacolarci e impedirci di effettuare la nostra ricerca. Gli dei del Nilo devono essere placati. Abbiamo portato qui queste sacre statue affinché tu possa tentare di fare ammenda nei confronti degli antichi dei. Nel museo sono state nascoste 4 pietre adatte per le offerte. Restituisci le pietre alle statue. Se la tua offerta viene accettata, gli dei ti benediranno e ti ricompenseranno con un dono. La tua magia diventa sempre più potente ogni momento che passa, Lord Imhotep. Ma la forza dei tuoi poteri prosciuga anche la tua stessa forza vitale, oh mio signore. Il curatore mi ha detto che in questo museo devono esserci almeno 3 vasi canopi. Temo che se non li troverai, non potrai sopravvivere a lungo. I vasi ti aiuteranno a rafforzare la tua salute e questo ti permetterà di espandere i tuoi crescenti poteri e di lanciare incantesimi sempre più potenti. Ancora meglio, si dice che alcuni vasi contengano incantesimi. Le anime dei viventi sono indispensabili per rigenerare il tuo corpo mortale, oh mio signore. Se succhierai le anime dei viventi, potrai accrescere i tuoi poteri e la tua forza. Ecco qui. Assaggia una guardia o 2. Sono sicura che sono deliziose. Per ripristinare la tua forza e il tuo potere, puoi succhiare l'energia vitale degli esseri umani. Se picchi un essere umano fino a sottometterlo, diventerà intontito e impotente. Solo allora potrai sottrargli la sua energia vitale. Permettimi di mostrarti l'antico incantesimo.
Fear! 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 Fear!
Trap! 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 Tr
Thank you.
è il figlio dell'americano Ricco Connell e la moglie Ivy si reca spesso al museo. Ma credo che tu abbia già incontrato questi americani, non è vero, mio signore? Imhotep! Ora le mie mani ti daranno la morte, creatura. Come avrebbero dovuto dartela le mani dei miei avi Magi migliaia di anni fa? Per il faraone! Alla tua morte. Affrettati, oh mio signore. Non potrai mai sconfiggere i Magi se prima non resusciti i tuoi devoti soldati. Fallo, subito! È stato catturato. Abbiamo il braccialetto. Vieni, oh signore, la ricerca ci attende. Sebbene Rick sia in grado di salvare Ivy, Ardeth non può tenere a bada Imhotep. Dopo aver placato gli dei e avere così allontanato la maledizione che la tormentava sin da quando aveva tradito il faraone, la mummia procede ora liberamente verso il suo destino. Adesso che Alex è in suo potere, Imhotep potrà localizzare l'oasi nascosta di Amshir, il luogo di riposo del re Scorpione. Avanti verso il Cairo, dove Mila ha organizzato il viaggio per Karnak e creato un tempio in cui Imhotep sarà presto riunito al suo eterno amore, Ankh-Sunamun. Ho il ragazzo. Andremo ad attendere il treno per Karnak. Dovrebbe giungere al calare della notte. Attenzione! I suoi genitori, gli americani, saranno qui. In cerca dell'aiuto dei Magi. Io li fermerò. Al calare della notte, il ragazzo sarà orfano. Lord Imhotep, devi raggiungerci alla stazione al crepuscolo. Non puoi perdere il treno per Karnak. Dobbiamo proseguire il nostro viaggio. Sarò lì. Andate ora! Here! 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 Here!
Chi è? Gli americani non sono qui, ma c'è invece un vaso canopo. Un vaso canopo che i Magi volevano a tutti i costi impedirmi di avere. La maledizione mortale. È scesa la notte. Gli americani dovranno aspettare. Io devo tornare al treno.
Aspetta, ferma il treno. Adesso, Matà. Arrivederci, Mejai. Il treno sta per lasciare la stazione, oh mio signore. Se solo tu potessi trattenere i Mejai ancora per qualche minuto. È ora di morire, Mejai. Oh,
Eccellente. Stiamo dirigendo verso la piramide d'oro. I tuoi poteri non avranno più limiti, oh mio signore, quando avremo sconfitto il re scorpione. E presto ti restituirò la tua vera anima. E la mia amata anche Sonamun tornerà da me. Dopo aver trasformato il Cairo in un covo di decadenza, Imhotep parte con Mila in direzione di Karnak. Tiene ancora prigioniero Alex, nonostante Ardeth abbia tentato ancora una volta di liberarlo. Concentrandosi sul compito più immediato, la mummia pensa esclusivamente a resuscitare il suo vero amore, anche Sunamun, e a riportare il suo spirito immortale nel corpo di Mila, poiché quest'ultima è la sua reincarnazione. Non passerà molto tempo prima che i due tornino nuovamente insieme. È giunto il momento che la mia amata ritorni da me. Ridarò una dimora all'anima di Ankh-Sunamun e il nostro amore sarà sopravvissuto per 1000 anni. Tutto ciò di cui abbiamo bisogno è nel tempio. Vieni qui, amore mio. L'amuleto di Isis. Benissimo. Ne avrò bisogno per far tornare da me la mia Ankh-Sunamun.
Sì, ne avrò bisogno per resuscitare anche Sunamun. Utem shugefanteb eke bayara eke pewo kehu Ankh Sunamun. Ankh Sunamun. Dopo il successo conseguito nella resurrezione di Ankh Sunamun, Imhotep si affretta verso l'oasi nascosta, una fitta giungla nel bel mezzo dell'arido deserto che ospita la mitica piramide d'oro del re Scorpione. Mentre si dirige verso la giungla, la mummia si accorge che Rick e gli altri la stanno sorvolando con un dirigibile e fa alzare una gigantesca onda dal fiume sottostante per atterrare e distruggere il gruppo. Mentre lo tsunami stregato riesce infine ad abbattere il piccolo velivolo, Imhotep prosegue in direzione della giungla. La piramide d'oro lo sta chiamando. Non è possibile. Gli dèi si stanno prendendo gioco di noi. A quanto pare i genitori del ragazzo sono vivi. E si trovano in qualche punto di questa giungla. Grazie al cielo! Ankh Sunamun, la piramide d'oro è davanti a noi. Dobbiamo attraversare la giungla per raggiungerla. Imhotep, tu sai che la giungla nasconde molti pericoli. Animali e guerrieri di ogni tipo. Io temo che... Non temere nulla. Nulla di tutto ciò che gli dèi del Nilo potrebbero mettere sulla nostra strada. Presto in questo mondo solo noi saremo da temere. Lord Imhotep e il suo esercito di guerrieri di Anubis. Il ragazzo! Lo troverò, mio signore. Non temere. Lo condurrò da te alla piramide d'oro. Here, 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 here
Non finisce qui, essere. Il faraone sarà vendicato. Ah!
Trap!
Thank you.
non mi potranno attaccare, perché possiedo l'amuleto di Sobek. E adesso, essere, tu morirai per l'ultima volta. Dovrai passare sul mio cadavere per poter raggiungere la piramide d'oro. Non è necessario che tu mi dia un motivo per ucciderti, Mejai. Ho tutte le intenzioni di farlo. Non è finita qui, demone. I Mejai non permetteranno che la tua anima malata continui ad appestare il mondo. Ho ucciso la madre del ragazzo, Ivy. È così che la chiamano gli americani. La nostra Nefertiti. Ma il ragazzo... Il ragazzo mi è sfuggito. Vieni, non ha importanza adesso. Abbiamo il braccialetto. Il re scorpione ci attende. Anche Sunamun sferra a Ivy un colpo fatale e la abbandona per seguire il suo amato signore Imhotep nella piramide d'oro. Presto giungerà il momento in cui Imhotep incontrerà il suo destino. Solo gli inferi gli sbarrano ancora la strada, perché all'interno di quel mondo di spiriti, al di là dei vetusti guardiani, troverà il gong che sveglierà il re scorpione in persona dal suo sonno sovrannaturale.
Le iscrizioni parlano chiaro, mio signore. Secondo questi segni devi purificarti prima di poter oltrepassare questo portale. 4 vasi canopi contengono gli elementi necessari al rito della purificazione, ma sono strettamente sorvegliati dai guardiani degli inferi. Quindi eliminerò i guardiani e poi potremo iniziare il rituale. Distruggi tutto ciò che trovi e potremo recuperare i vasi.
Yeah.
Il sigillo mi ha reso umano. Il mio corpo è debole e miserevole. Il re scorpione non combatterebbe con me se io fossi immortale. Adesso lo distruggerò, anche se sono umano, e suggellerò il mio destino. Adesso, immediatamente, permettimi di chiarire una cosa. Io odio, odio, davvero odio le mummie. Tu sei forte. Sarà un vero piacere sottrarti la vita. Allora ci vedremo all'inferno.
Rick è stato battuto da Imhotep e le speranze del genere umano in un futuro pacifico sono state annientate con lui. Il re scorpione è stato convocato e ora ha davanti a sé le porte aperte del covo. Divenuto mortale, dopo essere stato trasformato dal sigillo, Imhotep affronterà con mani umane il suo ultimo ostacolo. Il re scorpione è in attesa. Yeah.
Scettro di Osiris. E così termina il regno del re scorpione. No! Il re scorpione in persona, il principe guerriero degli inferi, è stato sconfitto dal malvagio stregone Imhotep, la più potente delle mummie. Ora virtualmente immortale, costui si dichiara neo-faraone, il sovrano del globo intero. È al comando dell'esercito di Anubis, con anche Sunamun al fianco. Avanza attraverso le sabbie del deserto, devastando tutto ciò che trova sulla sua strada, riducendo in schiavitù ogni essere vivente che incontra e annientando tutti coloro che non si inchinano davanti a lui. Il male ha vinto la battaglia. In verità, il male ha vinto la guerra. Neppure i miei protettori Magi possono privarlo del potere adesso. Imhotep e l'eterna oscurità governano il mondo.